Buongiorno, mi chiamo Federico Sollazzo. La mia formazione filosofica è avvenuta prevalentemente all'Università Roma Tre, dove ho conseguito laurea e dottorato in filosofia e teoria delle scienze umane, e attualmente sono ricercatore e docente presso il Dipartimento di Filosofia e la Scuola Dottorale in Filosofia dell'Università di Szeged in Ungheria. Il tema sul quale parleremo insieme sarà quello del potere. È un tema talmente vasto che è affrontabile sotto diverse angolazioni e tramite diversi punti di vista. In particolare, a me piacerebbe avere la possibilità di sviluppare tre prospettive attraverso le quali si può inquadrare questo tema. La prima è quella di tentare una chiarificazione linguistica di questa parola, altrimenti corriamo il rischio di usare una parola comune ma di intendere significati diversi. E quindi cosa dovremmo intendere quando parliamo di potere? Dovremmo intendere soltanto la accezione giuridico-politica, cioè potere inteso essenzialmente come capacità deliberativa di prendere decisioni, oppure oltre a questa accezione dovremmo intendere qualcosa di più articolato e di più complesso, che consiste in qualcosa che indipendentemente da un momento deliberativo in tutti i casi ci influenza e in qualche modo ci manipola. Una volta tentata una chiarificazione concettuale, dovremmo anche chiederci qual è la forma che meglio descrive la struttura del potere, ovvero ha il potere una struttura di tipo verticale, tra virgolette, di una verticalità che è percorribile dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto, in tutti i casi sempre di una gerarchizzazione si tratta, e ha uno o più centri specifici che presiedono a questo tipo di gerarchizzazione, e in questi termini dovremmo parlare di potere come dominio, quindi potere con la P maiuscola. Oppure dovremmo intendere la forma del potere come una fitta rete di relazioni e di rapporti che noi abbiamo con il mondo, con gli altri e anche con noi stessi, attraverso la nostra propria autocomprensione, e quindi come un qualcosa di, tra virgolette, orizzontale, che non ha un centro ben individuabile, quindi potremmo intenderlo come una struttura policentrica o addirittura eccentrica, o forse dovremmo intenderlo come la commistione, la sintesi di questi due momenti, cioè potere come dominio e potere come relazione, e vedere che scenario ne esce dalla sovrapposizione di questi due momenti. Infine, dovremmo anche chiederci qual è l'atteggiamento migliore che noi si possa avere nei confronti del potere, ovvero dovremmo avere un atteggiamento di contrasto e rifiuto in toto o in parte, oppure un atteggiamento di accondiscendenza e collaborazione, oppure un atteggiamento di indifferenza che ci assicurerebbe, almeno parzialmente, anche una sorta di impermeabilità dal potere stesso, oppure dovremmo essere consapevoli del fatto che laddove c'è un potere c'è sempre uno scopo che il potere stesso indica, ovvero un telos. Ma laddove c'è un telos c'è anche un sistema ideologico, perché dove c'è un telos, il telos rende coloro i quali sono soggetti ad esso semplicemente degli esecutori del telos stesso. E allora, da questo punto di vista, dovremmo chiederci qual è la struttura teleologica della contemporaneità e se e come è possibile uscire da questa struttura.